Benvenuti al Giardino della Pedagogia. Appunto, sono Maressere della Valle, sono una pedagogista e un'educatrice con azione della famiglia durante il periodo della pandemia del Covid-19. Ecco, vi lascio anche qui il link della ricerca effettuata, e così appunto se volete approfondire e leggere ulteriormente. Concludo appunto, perché già il video è durato molto, concludo in pochi minuti. E ecco, è stata fatta questa ricerca intervistando appunto queste famiglie durante il periodo del lockdown e dopo, vedendo appunto le varie trasformazioni, le varie preoccupazioni, le perplessità e appunto le difficoltà che dovevano fronteggiare durante quel periodo. E sicuramente i soggetti appunto di età compresa tra i 18 e gli 85 anni che sono stati presi in considerazione in questa appunto ricerca, che è stata svolta appunto, come vi dicevo, in due fasi, le persone hanno risposto, come magari potete intuire, sicuramente con una forte preoccupazione dal punto di vista proprio di gestione della famiglia, di gestione di che cosa fare appunto, di come soprattutto conciliare il lavoro con la famiglia. Quindi ha sicuramente dato un forte cambiamento appunto all'interno della è un forte, diciamo, se vogliamo, difficoltà appunto all'interno della famiglia. E l'impatto più pesante sicuramente nella ricerca lo fanno emergere proprio le famiglie con figli più piccoli e adolescenti. Adolescenti, sappiamo che il periodo è particolarmente complesso ed è particolare, diciamo complesso nel senso che la fase proprio adolescenziale è particolarmente complessa, e quindi ha fatto emergere proprio il Covid tutte le difficoltà di fatto della famiglia. Ha fatto emergere che già comunque è vero, in alcuni aspetti c'erano anche prima, però proprio con il Covid ha fatto emergere un'enorme preoccupazione, ma ha fatto anche emergere soprattutto la ricerca che è fondamentale anche la dimensione della coppia, comunque la dimensione anche dell'amore e dell'affettività. E c'è stata proprio una riscoperta di questi nuovi valori, del valore affettivo, del valore del legame, del valore autentico, del dono, della prossimità, della vicinanza. Da un lato appunto ha fatto emergere questo, soprattutto anche nella prima fase. Famiglie con i figli, sia che vivono in casa o che vivono comunque altrove, si vengono veramente evidenziate anche un forte aumento di fatto dello stress, della scarsa fiducia e comunque della difficoltà anche in questo senso, e soprattutto del futuro. I legami familiari sembrano proprio essere veramente un motore, un asse portante dell'autostima e della fiducia, indipendentemente poi anche delle difficoltà, delle problematiche che si stanno attraversando. Il familiare risulta essere veramente la chiave di volta, come si può vedere in questa ricerca. Poi comunque voi potete approfondire qua nello specifico con tutti i vari dati e in modo più esaustivo. E soprattutto si evince da questa, concludendo, che le risposte del governo sembrano comunque dare una maggior fiducia per la famiglia e anche nel sostentamento, nella tutela, e comunque appunto sembrano avere un riscontro positivo, almeno nella data, comunque nel periodo che è stata fatta questa ricerca. Se avete altre domande, altre considerazioni, ringrazio e alla prossima.